Benvenuti in Ungheria, benvenuti in un nuovo video della carriera pilota su F1 23. Questa è quella classifica e siamo in testa con 201 punti. A seguire Russell e poi il nostro compagno di squadra Sergio Perez. Prima di iniziare però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto un bel mi piace per avere subito domani sera alle 19:30 il prossimo episodio. Vi ricordo signori che questa sarà l'ultima stagione della carriera. Siamo in Ungheria, allora una pista in cui è veramente molto difficile superare, quindi conteranno tantissimo le qualifiche. Occhio però perché potrebbe esserci un po' di pioggia, anzi qua sicuramente ci sarà. Non sappiamo se nella Q1, nella Q2 o nella Q3, però dobbiamo far fronte a questo problema. Ho fatto qualche giro nelle prove libere, ma ovviamente ho girato solo sotto il sole, quindi sapete benissimo che per me non è difficile, non è facile fare lo switch da pista asciutta a pista bagnata. E nelle qualifiche abbiamo praticamente un solo tentativo. Vediamo quello che riusciamo a fare. Sono abbastanza preoccupato, però sono anche molto fiducioso perché veniamo comunque da ottimi risultati, guardate, e quindi siamo on fire e dobbiamo continuare su questo livello. Andiamo dentro Q1, Q2, Q3. Subito pioggia, signori, subito pioggia. Ok, sono contento di averla adesso perché in teoria è molto più facile passare il Q1 rispetto al Q2 o al Q3. Speriamo poi di correre con il sole nel Q3, questo è il mio obiettivo. Allora, full wet? No, non è full wet, signori, è da intermedia la pista. Devo dire che piove veramente tanto, piove tantissimo, però la storia ci insegna che l'oro con le intermedie vanno veramente, veramente piano. Vi ricordate quello che è successo in Austria? Se non ve lo ricordate, andate a recuperare il video. Per chi si scoccia di recuperarlo, in Austria loro con le intermedie andavano pianissimo. Si parte, ragazzi, si parte. Vediamo quello che viene fuori. Ho fatto veramente un bel giro, Ho fatto un bel giro, cavolo, attenzione qui, piano piano con l'acceleratore, piano piano. Ho fatto veramente un bel giro, dovrebbe essere il primo tempo. Vediamo, sì, 1:31:1, primo tempo. Andiamo subito al garage. Allora, quanto abbiamo dato? 8 decimi a Lando Norris, 9 decimi al nostro compagno di squadra. Signori, il computer su questo gioco a parità di difficoltà fa veramente, veramente piano con le intermedie e con le full wet. È così, dovrebbero fare un aggiornamento, però finché non lo fanno cerchiamo di sfruttare questa cosa. Allora, potremmo anche non fare il secondo giro, vediamo se qualcuno si avvicina. Non si avvicina nessuno, il miglior tempo teorico da sessione è 1:31:1, quindi in teoria non dovrebbero esserci preoccupazioni, cioè non dovrebbero esserci problemi. Mancano 4 minuti, attenzione perché veniamo superati da Ocon, questo vuol dire che la pista si sta asciugando, signori, Potremmo... Sì, ragazzi, potremmo... Mi sono un attimo interrotto perché stava parlando il tizio. Allora, potremmo fare un altro giro perché le condizioni stanno cambiando tantissimo. Non so se ho il tempo io però per farlo perché mancano 35... Oddio mio, piano, impeding. Bottas fa il giro veloce, ragazzi, Bottas fa il giro veloce, quindi vuol dire che a catena tutti faranno il giro veloce. Verstappen 1:29, Norris 1:29, stiamo scivolando giù, siamo decimi in questo momento, vediamo se ce la faccio però traffico. Ho traffico, ragazzi, cerco di fare il miglior giro possibile e immaginabile. In questo momento non siamo qualificati, mi serve il giro, mi serve il tempo. Stiamo migliorando di 5 decimi, tra un po' dovrebbe uscire il tempo del primo settore ed è verde, non è fucsia come prima, è verde. Ho fatto un giro con l'ansia addosso, però nonostante questo sono comunque riuscito a fare un bel tempo. Non un tempo eccezionale perché non ho fatto nessun fucsia, mi sono però migliorato di 2 secondi, questo perché la pista si è asciugata, no? Però comunque la pista è migliorata. Usciamo piano piano, ci miglioriamo di 2 secondi e mettiamo quindi a segno il tempo numero 3. Numero 3, ok, 3 decimi da Sergio Perez e poi un ottimo Alpine con Ocon in seconda posizione. Primo giro della Q2, signori, lo facciamo con gomma usata. La pista è ancora da intermedie e quindi la facciamo così, con le gomme usate. Ho fatto un piccolo errorino nel terzo settore, però il giro mi sembra comunque buono perché ho fatto un fucsia nel primo e un fucsia nel secondo. Ma comunque questo non è il giro buono. Tagliamo il traguardo con il quarto tempo. Ok, quinto adesso, andiamo subito al garage, questo comunque non era il giro buono, era con gomma usata. E poi avete visto che le gomme intermedie, anzi la pista quando è in queste condizioni, cambia nel giro di poco. Quindi mettiamo subito la gomma intermedia nuova e prepariamoci perché, mamma mia, brutto tempo, ho perso tutto nel terzo settore però. Allora, stanno entrando tutti con gomma intermedia, quindi nessuno prova la rossa, ovviamente. La rossa però è al limite,
la rossa è al limite. Ok, gomma intermedia, questo dovrebbe essere l'ultimo giro con gomma intermedia, poi la Q3 è tutta con gomma rossa. Siamo al limite, eh. Qualcuno la poteva anche provare la rossa, secondo me, perché siamo veramente, veramente al limite, cavolo. Magari qualcuno che non aveva niente da perdere poteva anche tentare il giro con la rossa, perché secondo me andava, In questo momento comunque siamo fuori, quindi ho bisogno del tempo. Via. Penso di aver fatto il giro della vita proprio, ragazzi. Guardate il delta. Guardate il delta. Guardate il delta. Penso di aver fatto praticamente il giro della vita. Secondo me abbiamo dato 2 secondi al secondo. Te lo sto scherzando, abbiamo fatto un tempo clamoroso. No, vabbè, raga, abbiamo fatto un tempo clamoroso, eh. Abbiamo fatto un tempo clamoroso. Abbiamo fatto un giro perfetto. Cioè, non mi uscirà mai più un giro così bello. Cioè, in tutta la vita, non solo in questa pista, in tutta la vita. Vediamo quanto abbiamo dato al secondo. Con Perez eliminato, abbiamo dato 3 secondi al secondo, incredibile. Vabbè raga, ma non vi preoccupate perché è la gomma intermedia che causa questo. La Q3 sarà tutta con gomma rossa e fidatevi che sarà tosta prendere la pole, eh. Fidatevi, porca miseria. Si parte, signori, gomma rossa, primo giro della Q3. Possiamo forse anche fare 3 tentativi, però ce ne facciamo bastare 2. Che bello passare da gomma intermedia a gomma rossa. Cioè davvero, perché dopo che ti abitui a correre con la gomma da bagnato, poi quando rimetti la gomma rossa ti sembra praticamente, non lo so, di correre su un missile, su un'astronave. Tutto questo però non sono riuscito a fare nessun settore fucsia, forse il terzo, no, neanche il terzo. Siamo Cosa? Ma ho visto male. Siamo decimi con 2 secondi dal primo, quando un minuto fa abbiamo dato 3 secondi al secondo. Ma stiamo scherzando? Non ho tempo per fare altri 2 giri, ne posso fare solo uno. Sono senza parole, ragazzi, sono davvero senza parole. Mi lancio per il giro della vita. Qui il data deve essere strapositivo, altrimenti non ce la facciamo. Si parte, vamos. Siamo migliorati un botto, ma non basta, ragazzi. Delta positivo di 1 secondo, ma non basta. Non basta minimamente. Non basta per niente. Siamo decimi. È incredibile. Ragazzi, cioè, quello che abbiamo visto adesso è qualcosa di inspiegabile, davvero. Inspiegabile. 1 secondo e 2 da Hamilton. Perez che non passa neanche la Q2. E davvero, con le rosse, gli altri hanno letteralmente preso il volo. A questo punto ci conveniva forse sperare nella pioggia anche nella Q3. Tutto pronto, signori, ci siamo in Ungheria e questa è la griglia di partenza. Noi purtroppo partiremo dalla 10ª posizione, dobbiamo fare una gara di rimonta. Non sarà facile perché purtroppo in questa pista è difficile superare, è veramente difficile. Noi però abbiamo una Red Bull, quindi siamo la macchina più forte in griglia. Dall'altro c'è Perez anche 13esimo, quindi alla fine non siamo arrivati poi così tanto lontani. E anche una cosa molto molto importante che va presa in considerazione è la strategia. Perché qui, signori, bisogna fare un undercut incredibile. Questo è l'unico modo che abbiamo per riuscire a recuperare più posizioni possibili. Loro mi consigliano di fare così. Io confermo questa strategia a livello di gomma, ma accorcio il più possibile il primo stint, facendo 9-16. Dobbiamo cercare di fermarci il prima possibile per poi usufruire dell'undercut. Questa potrebbe essere un'ottima mossa. Safety car, bandiere rosse permettendo, dovrebbe funzionare. Abbassiamo come sempre un pochino il carico del serbatoio e ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Devo fare una grande partenza, eh. Di solito partiamo bene, però nelle ultime gare non stiamo recuperando tantissimo nella partenza. E dobbiamo farlo adesso, perché ripeto, è difficile superare qui. E quindi devo partire bene tutti con gomma rossa. Quindi l'undercut non funzionerà tantissimo. Attenzione, qui semaforo rosso e... Si parte. Ottima partenza, eh. Ottima partita di GM7 che ne supera 3. E poi si mette dietro Norris. Forse riesce a superare anche Norris. Grandissima partita di GM7, ragazzi. Tutti con gomma rossa. Però questa cosa mi preoccupa. Attenzione qui al punto di frenata. Ok. Esco forse con più velocità perché ero largo. Tsunoda è fuori traiettoria. Vediamo se riesco a collersi magari a bruciare anche qualcuno. No, non ce la faccio qui. Devo alzare il piede. Piano. Dentro, interno, è impossibile qua, ragazzi, devo cercare di non rischiare troppo. Sono ruota a ruota, attenzione qui perché ne posso approfittare però tutta quanta la scia. E posso fare forse un doppio sorpasso anche su Tsunoda dentro. Alzo il piede, arriva Sainz da dietro. Attenzione qui perché è affiancato a me, invece no, si mette dietro. Ho provato un doppio sorpasso a Strobiteco, era impossibile fare un doppio sorpasso lì. Grandissima partenza, ragazzi, grandissima. Attenzione qui, ho frenato tardi, invece no. Oddio mio, sul cordo e via. Uffo. Grande partenza, ragazzi, grande partita di GM7. Adesso però arriva il difficile perché loro iniziano ad ingranare il primo giro, lo sbagliano sempre. Adesso iniziano ad ingranare, infatti vedete come sta scappando Tsunoda.
Non so se riesco a prenderlo su Noda con l'Aston Martin, bella macchina l'Aston Martin su questo gioco, e non solo. Piano 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 piano, però su questo gioco sono anche più forte rispetto alla vita reale. Comunque dietro c'è la Haas di Sainz, che potrebbe rallentare tutti quanti perché la Haas non è fortissima. Quindi in teoria dovremmo riuscire a distaccarlo, in teoria. Giro veloce per Max Verstappen, che è primo, ha recuperato due posizioni, Max. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Sta volando Tsunoda, ragazzi, sta volando. Attenzione perché ci sono anche dei sorpassi dietro, che la Haas non va, attenzione. Ok, piano così, stretti, stretti, stretti e via così, stretti e via così. Io non riesco a prendere Tsunoda. Ragazzi, non ce l'ho. Non ce l'ho Tsunoda, non ce l'ho. Non so, cioè, almeno questo è quello che... Cioè, non lo so, queste sono le prime sensazioni. Penso di non avercelo, poi non lo so. Dietro stanno combattendo, Norris ha passato Sainz. Fuchs è nel primo settore per GM7, grandissimo primo settore. Noi storicamente nel primo settore siamo sempre andati bene. Ho recuperato un po', 1-3, ho fatto veramente... Cioè, penso di aver fatto un grandissimo primo settore. Nonostante questo non sono riuscito praticamente a recuperare niente da Tsunoda. E sapete benissimo che io non riesco a correre bene per tanti giri di fila. Devo assolutamente prendere DRS perché Tsunoda non ce l'ha. Tipo adesso qui anche un po' in curva. Piano, 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 piano. Ok, ce l'ho. Mamma mia, che bel giro, ragazzi, Che bel giro. Questo è il giro veloce della gara, Se non sbaglio qui... Ah, ho fatto un po' male. Se non sbaglio qui, questo è il giro veloce della gara, Piano, 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 piano. Ok, ho perso qualcosina nel terzo settore che potevo fare nettamente meglio. Però vabbè, non fa niente. Guardate come sto giocando con l'ERS, praticamente lo sto utilizzando sempre. Attivo l'ERS qui, giro veloce per Verstappen, 1.18.4. E noi facciamo 1.17.7. 1.17.7. Ho fatto verde nel terzo settore, potevo addirittura migliorare. Piano, piano, piano. Anche questa è zona di RS, credo, Non mi ricordo, no, non credo che sia zona di RS questa, ok, non è. Però sono attaccatissima a Tsunoda che sta rallentando. Oddio, Tsunoda! Piano, 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 piano. Usciamo bene. Posso anche forse far passare quel sorpasso, però tutta quanta la scia. Dentro. E va, Fuchsia ancora, Fuchsia. E poi dentro, va, così, pazzesco. Ma che gara, ragazzi, che gara di Gemek, che partenza. Poi andremo a muro tra un minuto, Sono sicuro che andremo a muro tra un minuto. Ma che cosa ha fatto GM7, ragazzi? Che giro ha fatto GM7, mamma mia. Sembrava, non lo so, sembrava impossibile prendere Tsunoda. L'abbiamo preso anche senza aspettare il DRS. Pazzesco, raga, pazzesco. Ora sarà quasi impossibile però recuperare quelli davanti. Piano, 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 piano. Sarà quasi impossibile. È rosso nel secondo settore, infatti non l'ho fatto benissimo, ci sta. Sarà quasi impossibile recuperare quelli davanti. Io sto quasi pensando di fermarmi adesso, Perché qua l'usura della gomma non è bella potente. L'usura della gomma. Quindi in teoria potremmo anche pensare di fare un super undercut, anche perché non becchiamo traffico. Vediamo, ragazzi, vediamo, potrei anticipare di tantissimo la sosta. Vediamo come si mette la situazione qua. 1.17.9, beh, non ho fatto male però, Non ho fatto male. Lì davanti combattono. Attenzione, ragazzi, lì davanti combattono. Questo potrebbe... Ah, l'ho fatta male questa. Questo potrebbe favorirci, 2 secondi, stanno combattendo, si stanno superando, guardate. Si stanno superando, questo potrebbe essere un vantaggio per noi. Dobbiamo assolutamente agganciarci ai primi. 1.8, infatti perdono qualcosa. 1.9, attiviamo l'ERS qui. 1.8. Guardate lì, sono praticamente in 3 ruota a ruota. Porca vacca, sono in tre. Guarda qua quanto stanno perdendo. Guardate quanto hanno perso. Mamma mia, erano in 3 ruota a ruota. Guardate quanto cavolo hanno perso. Questo ci favorisce. Attenzione qua al cordolo, porca vacca. L'ho presa male questa curva, Piano. Ok, ho preso DRS, però ho preso DRS. Mamma mia, che fortuna. Però loro adesso ne hanno di più, Loro ne hanno di più, signori. Li ho presi solo perché stavano... Intanto ho consumato anche tutto l'ERS. Li ho presi solo perché stavano combattendo. Altrimenti non l'avrei mai e poi mai presi. Piano adesso, piano così. Ho tolto anche DRS a Tsunoda. Ottimo. Piano, ragazzi, mamma mia. Male questo settore, male. Attenzione qui all'uscita, DRS a culo. Bene. Ho fatto male questo giro, 1.18.4. Malissimo rispetto a prima. Si provano ancora a superare, questo ci aiuta, attenzione qui. Ok, posso anche frenare un po' dopo qua, DRS anche qui è zona DRS, bene. Attenzione qui perché forse Hamilton potrebbe fare un sorpasso pazzesco qui. Loro perdono tempo in questa curva. Ecco perché faccio sempre un fucsia nel primo settore. Perché loro... Oddio, mi stava partendo la macchina. Allora, aggiornamenti, ragazzi. Sto pensando di fermarmi, Sto pensando clamorosamente di fermarmi adesso. Lo so, potrebbe essere un rischio.
Adesso nel rettilineo vedo un attimo, perché sto perdendo anche DRS, ragazzi. Sto perdendo anche DRS. Sto calando un botto a livello di prestazioni. Vediamo se in extremis riesco a prendere il DRS. Forse ce l'ho, eh. Forse riesco a prendere il DRS in extremis. Forse l'ho perso. Vediamo se ce l'ho o l'ho perso. Non c'ho DRS. Allora, la finestra era al nono giro. Noi siamo al sesto. Si superano, ragazzi. Si superano. Questo è un vantaggio per noi. Verstappen dentro su Hamilton. Attenzione qui. Ruota ancora. 1-1. Sto allungando però su Tsunoda, eh. Sono quei tre che vanno troppo forte, porca misera. Soprattutto Russell, guardate quanto sta allungando. Incredibile Russell. Allora, arrivare terzo, arrivare quarto, cioè cambia poco, no? Alla fine. E io quasi sono tentato di fare un super undercut, perché fermarci adesso potrebbe essere un vantaggio, eh. Loro con gomma rossa perderanno tantissimo. E loro purtroppo con gomma rossa, cioè... L'undercut funziona se lo anticipo di tanto, no? In questo caso. Ma se loro hanno gomma rossa, significa che entreranno più o meno dopo poco che entro io. Ma intanto ho preso Verstappen quasi, eh. Ha rallentato un botto Verstappen, non credo che abbia un problema. Però ho preso Verstappen ed sono praticamente attaccato a lui. Attenzione qua a questa curva che loro a volte frenano prima. Scoda un po' Verstappen, scoda un po' Max. Attenzione perché sono bello vicino, eh. Sono bello vicino. Se riesco ad uscire bene da questa curva, insomma, qui è difficilissimo superare, eh. Ho DRS, ma ce l'ha anche Max e sono uscito malissimo dalla doppia curva qua. Sono uscito malissimo. Ragazzi, box. Stiamo perdendo troppo. Box. Spalancala la Max, attenzione qui. Piano, ok, gomme medie, va benissimo. Ancora DRS attivo, spalancala anche Max. Diventa veramente difficile riuscire a superare adesso. Forse qui, perché loro... Ecco, scoda un po' anche... Forse qui in uscita, ma è veramente difficile, ragazzi. È veramente difficile. Lo potevo fare su una Aston Martin. Su una Ferrari diventa più difficile. E vedete, poi cambia anche il pilota. Qui ho alzato un attimo il piede perché non vedevo il punto di frenata. Non volevo rischiare. Piano adesso. Soprattutto qua, perché loro qui frenano veramente presto, eh. Qui loro frenano presto e infatti devo stare attento. Ok, box adesso. I tempi comunque sono abbastanza buoni, con gomma rossa. L'usura non è bella, bella pesante. Però questo comunque ci permette di allungare il secondo stint. Perché con gomma media, oddio mio, con gomma media si potrebbe appunto fare di più di quello dei giri previsti, ecco. Box ragazzi. Non vedo il box, non vedo la corsia. Dovrebbe essere qui adesso. E non era qui la corsia dei box? Io ho fatto box now! Che vergogna! Box in questo giro, è la seconda volta che l'ho cliccata! Dai, porca miseria! Ero convinto di fermarmi! Tiro la staccata su Verstappen! Dentro, passo su Max, ancora DRS forse. Max è a sinistra, però la fa larga per recuperare, poi si accoda dietro. Ok, ho anche DRS, quindi siamo stati anche fortunati qui. Ah, piano, un po' largo. Russell sta letteralmente volando, Russell. Dai, non ci voleva, porca vacca. Avevo fatto box in questo giro. Mi avete rovinato la strategia, porca di quella miseria. Perché mi servivano dei giri in più con gomma media. Adesso così anticipo solo di uno. E quindi sì, forse funzionerà l'undercut, ma non come voglio. Porca miseria. Mannaggia la vacca, raga, io l'avevo premuto, siete testimoni, l'avete visto, io l'avevo premuto. Sto perdendo un botto comunque da Hamilton, anche Verstappen sta perdendo un botto, forse ha fatto un errore, ma sto perdendo tantissimo da Hamilton. Vedete, questi qui sono tempi persi, questi qui sono secondi persi, che io sapevo che avremmo perso. Lo sapevo, porca miseria, bisognava rientrare prima. Mannaggia la vacca indiana, mannaggia. Box adesso. Mamma mia. Allora, adesso sono tanti secondi di svantaggio da Russell. Perché io guardo Russell, signori, eh. Io guardo Russell. Gomma media. Veloci. 2.2. Bravi. Occhio al traffico perché potrebbe essere un problema. Anche per questo motivo volevo fermarmi prima. Perché così c'erano buone possibilità di essere ultimi. E invece adesso sono comunque ultimo, sono nel traffico, ragazzi, sono esattamente nel traffico con Hulkenberg, che è l'ultimo. Guardate come mi danno la macchina, guardate come me l'ha andata, guarda. Esattamente nel traffico. Porca di quella miseria. L'undercut potrebbe non funzionare, però dovrei recuperare tantissimo su questi qua, eh. Veramente. E sto recuperando tantissimo anche su Hamilton e su Russell, però bisogna vedere effettivamente quando loro rientreranno. E questo è il problema, ragazzi, e questo è il grandissimo problema. Allora, devo cercare di sbarazzarmi subito di questi qua. Anche perché
Perdo tempo, perdo troppo tempo. Vediamo se riesco subito a fare il sorpasso qui. Lo faccio subito, spostati, porca miseria. Questa non è la tua gara. Questa non è la tua gara, Dio mio. Devi spostarti, come succede nella vita reale. Quando passa Verstappen nessuno lotta con Verstappen, perché non è, perché sanno che non è la loro gara. Porca miseria, vi dovete spostare adesso che sta passando GM7, il campione del mondo in carica. Piano, c'è anche Sergeant. Guarda quanto sto recuperando su questi che hanno gomma rossa. E sta accadendo lo stesso su Russell ed Hamilton e Verstappen. Ne sono sicuro al 100%, ragazzi. Ne sono sicuro al 1000 per 1000. Attenzione qua, un po' largo addirittura Sergeant. Speriamo che nessuno rientri adesso, ok. Il fatto che non rientrano è un buon segnale, perché vuol dire che non stanno rientrando neanche quegli altri. Spalanca la GM7, deve assolutamente bruciarsi qua, Sergeant. Ok, bruciato, ragazzi, bruciato. Poi c'è Bottas. Poi c'è qui doppia Alfa Romeo, ragazzi. Doppia Alfa Romeo. Piano, piano, bel sorpasso. Grazie, 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 grazie. Un sorpasso difficilissimo che neanche Schumacher poteva fare. Adesso c'è Bottas, poi c'è Wang Zhou. È incredibile quanto cavolo sto recuperando con questa gomma. È incredibile. Secondo me il fatto di non essere andato ai box prima ci è costata la vittoria. Fidatevi di me, porca miseria. Fidatevi di me. Attenzione qua, devo alzare il piede. Non posso fare il sorpasso adesso. Non riesco a sorpassare qua. Maledetta pista. Maledetta pista. Dentro, dentro così, dentro così. Questa volta la piglio esterna. Bottas all'interno. Cordolo un po' largo. E fatto, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado. Allora, dopo Guayu Joe poi c'è il vuoto. Dopo Guayu Joe c'è il vuoto. Devo assolutamente superare Guayu Joe nel rettilineo del DRS. Ho questo ultimo terzo settore per avvicinarmi il più possibile e prendere il DRS, così me lo brucio che lui neanche ce l'ha. Piano, 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 ok. Ok, mi sono avvicinato, speriamo che nessuno entri. Speriamo che nessuno entri, perché sto recuperando praticamente un secondo a giro su questi. Non entrate, non entrate, non entrate. Bravi, 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 nessuno deve entrare, nessuno deve entrare, così facciamo un undercut incredibile. Ok, spalanca la GM7 e va, spalanca l'ala e va, spalanca l'ala e va, spalanca l'ala e va. 1.18.8, sto quasi correndo come nel prime della gomma rossa. E guardate quanto ho recuperato da quello davanti, incredibile. Non ho visto chi è, adesso ci guardo. È Stroll, ragazzi, è Stroll con la Haas. 1.09, è incredibile l'undercut che ho fatto, eh. Ragazzi, penso che questo sia stato uno degli undercut più potenti della storia, Davvero, uno degli undercut più potenti della storia della Formula 1. 1.02, verde nel primo settore, attenzione, qui forse ci strappo anche il giro veloce. Però adesso becco Stroll. Adesso becco Stroll, ragazzi, adesso becco Stroll che mi dà fastidio perché mi rallenta. Ah, un po' largo qui, attenzione, cordolo, un po' largo, però comunque non ho perso tantissimo, che questi vanno a 1 all'ora. Piano, 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 posso fare il sorpasso qua, devo aspettare il DRS, forse potrei anche rischiarmela qui, non so come tirare la staccata, vado, sto andando a sbattere contro. Devo tirare la staccata qua, la tiro dentro. Mamma mia, sorry, non regolarissimo questo, Chiedo scusa, ragazzi, ovviamente bisogna provarci, come dico sempre. È veramente difficile superare, è la cosa più difficile su questo gioco. E bisogna sbagliare, cioè imparando, cioè bisogna sbagliare e tu sbagliando impari. Tutti i box, ragazzi, tutti i box. Box, 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 speriamo che non si sia fermato. Verstappen si è fermato, vediamo quanto ho recuperato su Verstappen, che era un secondo prima. Verstappen è ancora in box, guardate quanto ho recuperato su Max. Guardate quanto ho recuperato, no, insomma, pensavo di più. 4 secondi. Pensavo di più, cavolo. Pensavo di aver recuperato di più su Max. Solo 4 secondi, porca vacca. Pensavo di più, però forse... Però non possono essersi fermati contemporaneamente Hamilton e Russell. Quindi vuol dire che uno dei due, o forse tutti e due. Raga, perché altrimenti sarebbero già usciti. Se si fosse fermato anche uno tra Hamilton e Russell, sarebbero dovuti andare davanti Verstappen. Quindi vuol dire che loro stanno dentro ancora. Loro stanno ancora continuando con gomma rossa, ragazzi. Questo è un grande vantaggio per noi. Questo è un grandissimo vantaggio per noi. Poi Verstappen arriverà, Verstappen nella seconda parte del secondo stint arriverà. Ma questo poi è un altro problema. Allora, adesso al 99% entrerà una delle due Mercedes. Bisogna vedere un attimo chi entra. E Verstappen sta facendo un undercut, Verstappen parte scuderia box. Dai, corri, Albon, vai dentro, vai dentro. Bravo, Aldo, bravo, 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 bravo che ti sposti, bravo. Bravo che ti sposti. Ok, vediamo chi è entrato, ragazzi. Vediamo chi è entrato. Box per Sergio Perez, chi se ne frega. Perez, Leclerc, box Hamilton. Hamilton, si è fermato Hamilton. Undercut funziona, ha funzionato. Ha funzionato, ragazzi, ha funzionato. GG, 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 GG. Ho anche DRS,
anche DRS, e funzionerà anche su Russell, che Russell era ancora più lontano. Russell però adesso sta facendo un altro giro, e quindi guardate quanto recupero, 20 e 9, 20 e 9 ragazzi, 20 e 9, guardate quanto recupero, 20 e 7, speriamo che Russell metta le bianche così a caso, a volte fanno ste cagate. Guardate quanto sto recuperando, oddio, piano qui che è stretto, 26, allora comunque non penso di vincerla ragazzi, non penso di vincerla perché Hamilton mi prende, sono sicuro al 100% che Hamilton mi prende, perché ha gomme nuove di 4 giri praticamente, e cioè, negli ultimi 4 giri la differenza si sentirà tantissimo. Quindi negli ultimi 4 giri faticherò veramente tanto. Russell e box in questo momento, ragazzi. Russell e box in questo momento. Bisogna sperare che Hamilton e Russell si diano fastidio a vicenda, così noi possiamo allungare. Però è difficile che Russell vada proprio in mezzo tra me e Hamilton, visto che siamo attaccatissimi. Anzi, forse mi sa che Russell va avanti a noi, perché è già dai box da un po'. Rientra Russell, cioè sta rientrando adesso Russell. Attivo l'erso qui. Vediamo dove è Russell. Ah! Al limite, vado un po' largo qui. La faccio larga e vado con DRS. Non ce l'ho, però è esattamente in mezzo, raga, come volevamo noi. Però, non lo so, è difficile, è molto probabile che Russell e Hamilton ci superino entrambi, è molto più probabile. Pianissimo. Non riesco a resistere, loro vanno più veloci di noi, l'abbiamo visto, raga, l'abbiamo visto anche nel primo stint. Noi ci siamo giocati la carta qui dell'undercut, che funziona sempre. Però purtroppo non penso di riuscire a resistere, perché loro hanno più ritmo. Per carità, su questa pista diventa veramente difficile riuscire a superare. L'avete visto prima, è veramente difficile superare, però comunque vedete, loro forse ci provano anche adesso, mi ha quasi toccato praticamente. Ah, largo qui, hanno un ritmo superiore, ragazzi. Vediamo se Hamilton riesce a darmi una mano e a dar fastidio a Russell. Ci potrebbe provare Lewis adesso, Il problema è che anche Russell avrà DRS, io sono l'unico pesce che non ce l'ha. E quindi ho recuperato un pochettino qui nell'ultimo tratto, però è attaccatissimo Hamilton a Russell. E funziona, è terzo settore, infatti. Ho recuperato un botto nel terzo. Vediamo se si sorpassano a vicenda. No ragazzi, no, mi sa che non si sorpassano. Stretto qua, stretto. E via così, loro avranno doppio DRS loro. Hanno doppio DRS, mancano 10 giri alla fine. Giro veloce per Sergio. Oh! No! Dai. Porca di quella miseria infame. Porca di quella vacca, mi sono incastrato nel cordolo. Mannaggia la vacca indiana. Ma dai, che errore stupido. Ma porca di quella miseria. Mi sono incastrato nel cordolo per vedere il giro veloce di Perez. Dio mio. Ma porca vacca, non ci credo ragazzi, loro prendono il volo adesso. Mamma mia, dai, che peccato, però rovinare la gara così. Allora, cerchiamo di restare concentrati ragazzi, perché qui non bisogna perdere la testa, Devo prendere DRS, devo stare attaccato raga, ma è quasi impossibile, 1-1, non ce l'ho, ma sono sincero con voi ragazzi, le posizioni le avrei perse comunque. Perché le avrei persi alla fine. Perché alla fine del secondo stint le avrei perse le posizioni. Perché siamo con gomma usata, ragazzi, al 15%. E le avremmo perse comunque. Però potevamo resistere tanti. Cioè un po' di più. Potevamo resistere un po' di più. Anche perché sta arrivando Max. Guardate, sta arrivando Max a 3-2. E quindi il fatto di restare avanti forse ci avrebbe permesso di. Non lo so, forse di difenderci anche dall'attacco di Max, perché Max arriverà alla fine. Non arriverà veloce, attenzione qua, non arriverà velocissimo come le Mercedes, perché sono la seconda macchina in griglia. Guarda là, 1.6, altro ritmo ragazzi, ma l'abbiamo visto anche nelle qualifiche. Altro ritmo signori, bisogna essere consapevoli. Quella non era la nostra gara, ripeto, potevamo resistere un po' di più. Questo sicuro, mi dispiace aver perso la posizione così, mi sarebbe piaciuto perderla con un loro sorpasso, però purtroppo niente, anche perché ripeto, su questa pista è difficile superare, quindi in realtà potevamo forse dire la nostra, con una bella difesa, però vabbè, fa niente ragazzi, ormai è andata, non si può tornare indietro, ormai è andata, adesso bisogna difenderci da Verstappen.
e 1.18.6 resta comunque una gara positiva questa, se riusciamo a prendere il terzo posto, perché Perez è dietro, Perez è molto dietro, Perez è terzo in campionato, Russell è secondo se non erro, e quindi sì, Russell ci recupera qualcosina, però la cosa positiva è che ci siamo tolti, se riusciamo a portare a casa il terzo posto, ci siamo tolti una gara molto complicata, perché in Ungheria comunque è difficile correre e l'abbiamo visto. E soprattutto abbiamo allungato anche su Perez, cioè, e abbiamo portato a casa un altro podio. Quindi il terzo posto è comunque un buon risultato. Io continuo a fare verde nel primo settore, però non riesco a fare il giro veloce. Me l'ha tolto Perez il giro veloce. E quindi niente, penso che il punticino addizionale andrà a lui. Comunque ragazzi, io cerco di concentrarmi un pochettino, anche perché le cose da dire adesso sono poche. Sono sicuro al 99,9% periodico di non prendere quei due. Però guardate il ritmo di Verstappen. Sto allungando un po' su Verstappen a tratti, 3-5, 3-6, sto allungando su Verstappen e le due Mercedes stanno allungando su di me. Cioè questo vi fa capire quanto cavolo vanno forte. Io comunque adesso cerco di stare un po' zitto, cerco di concentrarmi e vi aggiorno se ci sono novità. Siamo al 17° giro, la gara dovrebbe essere bloccata in questo momento. Vi aggiorno in caso di safety car, bandiere rosse, eccetera, eccetera, eccetera. Sono stato zitto per 3 giri, guardate quanto ho distaccato Verstappen e addirittura mi sono anche avvicinato ad Hamilton. È incredibile, raga, è incredibile. Ma io ve l'ho detto, cioè, se riuscissi, cioè, se potessi fare un video muto, io correrei 100.000 volte meglio. Ne sono sicuro al 1000 per 1000. 2 secondi da Hamilton, ragazzi. 2 secondi da Hamilton. Ce la devo fare, ce la devo fare. Torno in modalità turbantello. Mi sto quasi arrendendo, signori. Mi sto quasi arrendendo. Gli ultimi giri non sono stati buonissimi. Purtroppo non riesco a prenderlo, quindi mi sto praticamente piano piano arrendendo sempre di più, anche perché vi ricordo che loro hanno le gomme nuove di 4 giri più di me, e quindi purtroppo penso che adesso sto iniziando a pesare proprio questo, ecco, sto iniziando a soffrire proprio questo. Riesco a recuperare qualcosina, attenzione qua, piano. Riesco a recuperare qualcosina nel primo settore che di solito faccio bene, però adesso ho fatto un errore e adesso ho perso praticamente tutto. Va bene ragazzi, va bene, non voglio neanche rischiare più di tanto perché le gomme non sono messe benissimo. Infatti vedo che la macchina a volte fa fatica, 30% di usura ragazzi, 30% di usura, e quindi purtroppo faccio fatica. Guardate qua, adesso sto parlando e ho perso praticamente 6 decimi. Vabbè, non fa niente ragazzi, non fa niente, va bene così, non ce l'avevo, però sono contentissimo comunque della gara che stiamo facendo. Abbiamo tenuto un buon ritmo, soprattutto su Verstappen, guardate, 7 secondi e 7. Secondo me, se arriviamo terzi, se riusciamo a concludere questa gara al terzo posto senza quindi fare errori stupidi negli ultimi giri, siamo consapevoli di aver fatto il massimo, ecco, perché quando noi sappiamo di aver fatto il massimo, allora dobbiamo ritenerci soddisfatti, perché più di così non si poteva fare, abbiamo fatto il massimo. In questo momento Hamilton e Russell ne hanno più di noi siamo riusciti in qualche modo ad avvicinarci tantissimo grazie all'undercut, al super undercut che abbiamo fatto. Però poi abbiamo fatto quell'errore stupido, ma ripeto, secondo me non sarebbe cambiato niente, ecco, senza quell'errore avremmo solo rimandato. Bottas, attenzione qui, Bottas è fuori ragazzi, Bottas è fuori, attenzione alla possibile bandiera rossa barra safety car, attenzione perché Bottas è in mezzo alla pista. Ragazzi, Bottas è in mezzo alla pista e noi ci stiamo arrivando, il problema è che siamo al 23° giro, quindi dovrebbe esserci, cioè non c'è tempo ragazzi, piano. Non c'è tempo, raga, non c'è tempo per fare qualcosa. Dove sta Bottas? L'abbiamo visto Bottas? È già passato? No, dov'è Bottas? È lì, ragazzi, no, questa è safety car. Questa qui deve essere per forza safety car, ragazzi. Questa deve essere per forza safety car, però niente. Da quello che ho capito, o la mettono subito o non la mettono mai. Cioè, o non la mettono più. Ma l'hanno messa, infatti non so per quale motivo, ma la bandiera gialla è sparita, quindi o Bottas è riuscito a ripartire oppure hanno praticamente fatto sparire la macchina con un tocco di magia, e forse la seconda. Però vabbè dai, fa niente, ci sarebbe stata bella, non lo so, una safety car così, forse più bandiera rossa raga, più bandiera rossa, perché safety car siamo al 24° giro. Era veramente difficile riuscire a superare, ecco. Quindi invece con bandiera rossa, sai, si può fare una partenza. Si poteva fare con bandiera rossa, si poteva fare. Però fa niente ragazzi, ripeto quello che ho detto prima. Io sono contento di quello che siamo riusciti a fare. Certo, Russell ha recuperato dei punti su di noi. Forse in questo momento è primo in classifica, non lo so, bisogna vedere il distacco. Dopo lo guardiamo. Però siamo riusciti comunque a recuperare punti su Perez.
continuiamo la nostra striscia di podi consecutivi. E se non erro sono tipo 6-7 podi consecutivi. Dopo andiamo a controllare. Io sono stra contento di quello che siamo riusciti a fare. Anche il ritmo su Verstappen, che all'inizio sembrava imprendibile, ve lo ricordate nel primo stint, sembrava imprendibile Verstappen, poi in realtà l'abbiamo anche preso in realtà. Però nel secondo stint pensavo di subirlo Verstappen, invece guardate lì, 9 secondi ragazzi, 9 secondi. È vero che Verstappen ha una Ferrari e su questo gioco la Ferrari fa schifo, basti vedere dov'è Leclerc che non è neanche stabilmente in top 5, top 6, cioè non c'è proprio. E, però comunque dai, sono contento perché questa non è una pista facile, ecco. Siamo anche partiti decimi, non ci dimentichiamo di questo, che siamo partiti decimi. Ultimo giro ragazzi, ultimo giro, ormai sto correndo con 1.19.4. Va bene così ragazzi, va bene così. È da notare anche un Super Russell che a parità di macchina con Hamilton l'ha praticamente disintegrato. Guardate là, ha fatto la stessa cosa nel primo stint, poi ha sbagliato perché ha ritardato troppo il pit stop, quindi ha subito l'undercut di Hamilton e il nostro, e poi appena ha ripreso però il comando della gara ha iniziato a dare il suo ritmo e nessuno è riuscito a stargli dietro, nessuno ragazzi, neanche Hamilton, neanche un campione come lui è riuscito a tenere il ritmo di Giorgino Russell. Bravo Russell, bravo, vittoria meritata. Poi tra l'altro Russell va molto forte su questa pista, perché se vi ricordate l'anno scorso quando era in Red Bull, se non erro, ha vinto proprio Russell. Vi ricordate che c'era tipo quella lotta incredibile, io contro Russell, poi io sono andato a sbattere e poi mi sa che Russell si è pure ritirato, boh, non mi ricordo. Però anche lì Russell stava dominando, quindi evidentemente questa pista piace al nostro Russell. Bene ragazzi, bene, comunque vince Russell, bravo, GV7 taglia il traguardo al terzo posto, gradino più basso del podio, e sono contento, sono veramente contento di quello che abbiamo fatto, GG, ottimo lavoro. Questa è la griglia finale con Sergio Perez che arriva settimo, fa il giro veloce, 1.17.2, noi 1.17.5, mamma mia, poi anche Russell ha girato meglio di noi, è 1.17.4, quindi noi abbiamo messo il terzo miglior tempo in griglia. Per quanto riguarda invece Leclerc, ottavo, è partito ottavo, è arrivato ottavo, Sergio Perez ha fatto una rimonta veramente molto molto importante e alla fine si è recuperato qualcosina, ma neanche più di tanto. Andiamo subito a vedere però il distacco con Russell, perché Russell è primo ragazzi, Russell è primo, 219 punti per Giorgino, 216 punti per noi, 192 per Perez, poi sta arrivando piano piano anche Hamilton, è una cosa a 4, Verstappen non ha la macchina, altrimenti ci sarebbe anche lui, e infatti guardate la differenza tra lui e Leclerc, segno che comunque lui ci sta mettendo del suo su una macchina che non va. Se Max Verstappen arriva quarto, fa praticamente una vittoria, okay? Cioè vince il mondiale praticamente, perché queste macchine qui, la Mercedes e la Red Bull, in questo momento sono di un'altra categoria ragazzi, di un'altra categoria. Primi anche nella classifica costruttori con 18 punti, e quindi è un duello anche tra Red Bull e Mercedes. Bene ragazzi, bene, sono contento, dai, sono contento anche se ho perso l'ultima posizione, però sono contento perché comunque manteniamo la striscia, continuiamo la striscia di risultati utili consecutivi, mettiamola in questo modo, di podi consecutivi. Intanto per quanto riguarda lo sviluppo della macchina abbiamo praticamente quasi completato il gioco, tipo, cioè perché abbiamo sbloccato tutti i pezzi, guardate, cioè qua siamo 24 su 24, qua 28 su 29, mi manca solo un pezzo che non so dove sia, però è questione di tempo. E poi sì, anche tutti gli altri dovrebbero sbloccarsi a breve. La prossima gara comunque è in Belgio, signori. Pista molto difficile. Pista veramente molto difficile. Ci sarà anche la sprint. Pista lunga, quindi sarà un video molto lungo quello di domani, eh. Preparatevi. Questa è la classifica comunque con Russell primo e noi secondo. Qui da GM7 è tutto, chiudiamo con i risultati utili consecutivi, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 podi consecutivi ragazzi, 6 podi consecutivi, penso che sia la mia miglior striscia da quando sto giocando a questo gioco e voglio continuare così, anche perché ripeto, in Belgio è difficile, ma con la macchina che abbiamo possiamo tranquillamente arrivare almeno terzi, quindi per continuare la nostra striscia di vittorie, di podi consecutivi. Qui da GM7 è tutto, ci vediamo domani con un super video, mi raccomando il mi piace signori per supportare queste ultime gare di questa carriera. Qui da GM7 è tutto, a domani, bella!